Eccoci, bene, you are live. Stamattina la scritta live era proprio sulla fronte del nostro chef Marco De Vito, ormai un abitué di questo appuntamento mattutino. Stamattina è con noi un altro Marco, fortunatamente con un cognome diverso, Claroni. Anche lui chef, purtroppo, o bruciapatella, come direbbe il grande Mauro Secondi. Grande saluto, saluto a tutti. Come state? Buongiorno, bene, bene. Bene, bene, alla grande. Grande Adesso che si ricomincia, entusiasmo. ancora meglio. Sì. Ti vediamo, sei in gran forma, non come a De Vita. Carico, bello carico, Marcolino. Allora, stamattina nuovo appuntamento per il canale Nutrizione Cucina Academy. Parleremo di come cucinare un filetto di pesce con un filo d'olio. Ce lo spiegherà lo chef Marco Claroni. Infame, vedo. Infamissimo. Infame, infame. Che però lui mi sa che non ha visto ancora tutte le dirette dove lo prendiamo in giro, quindi. Ah, beh, no, 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 no. qualcosa Poi. sì, qualcosa sì. Vabbè, ma tanto sono abituato, non è, insomma. Certo. Comunque ho scoperto anche un'altra cosa, che addirittura non so se mi piace più il burro o l'olio che cucina il pesce. Perché a casa adesso stiamo usando anche il burro per fare il baccalà, una cosa leggera, e te penso sempre quando ce lo metto, sai? Però guarda, ma lì è una filosofia, perché io ho visto diversi chef, no, tra cui poi ho fatto anche dei corsi con loro, e che utilizzavano il grasso animale per cuocere il pesce. Guarda che in alcuni casi è buono, che te devo dire? Sicuramente sarà Sì. più carico, però boh, era buono fondamentalmente. Poi non dipende, io. Ognuno c'ha la sua. Ma da un Poi se punto di vista. mangiamo, sinceramente, lo sai cosa? Mo adesso noi parlavamo del filetto scottato, Io quello che mi sono accorto adesso è che la gente vuole proprio il crudo. Lo vuole crudo proprio. È una cosa incredibile, la gente è in astinenza, perché poi comunque noi dove ci lo mangiamo il crudo? Chiami il giapponese, lo fai portare a casa. Ti Esatto. portano sti salmoni improbabili, sti filetti di tonno d'Oceano Pacifico. Devo Certo. dire che in 5 giorni ci avranno chiamato il 90% delle persone per il crudo olio e sale. Semplice. È un Non mettete tradizionale, nel crudo, ecco. Marco? Come? Cosa mettete nel crudo, nei piatti di crudo, che pesci troviamo? Sempre quello che c'è a disposizione. Crostacei adesso c'è un po' tutto, e pesce anche, perché comunque cioè sto periodo qua è il migliore per pesce azzurro, palamita, stelle, lecce, pesce serra, questi proprio, maccarelli, sgombri, tutto. Guarda, ce ne sono veramente tanti. Tra un mesetto cominceranno la pesca del tonno. Perché noi solitamente, ovviamente, qua è contingentata a un periodo, poi quando raggiungi la quota, pesca del tonno si fermerà un'altra volta, e tra un mesetto cominciano. Poi c'è un grosso passaggio dei tonni, eh. Eh sì. Tra le altre cose, perché ecco, proprio in merito a questo viene subito una domanda da farti, no? Quanto credi, diciamo, nel pescato locale, la rivalutazione, ecco, del posto, insomma, delle aree geografiche intorno a noi, perché spesso, ecco, come dicevi tu, se noi ci serviamo da alcuni, diciamo, negozi che servono sushi, il pesce arriva un po' da tutte le parti del mondo, come dici tu, anche di dubbia provenienza, la maggior parte delle volte. Non tutti, Non tutti, ci sono anche sì, quelli che perché lavorano molto comunque ci bene. sono Io tanti ristoranti, insomma, che lavorano anche sul mercato locale. Qua con l'asta io vedo spesso ragazzi che hanno ristoranti giapponesi, che anche loro stanno comunque facendo la scelta di utilizzare il pescato di qua, di Anzio, di Civitavecchia. Esatto. Diciamo che il discorso è questo, il pescato locale sì è fondamentale, ma più che altro la cosa che bisognerebbe un pochettino battere di più è il pesce giusto, e non solo il pesce locale, perché adesso
all'asta stanno a fare le spigole, le orate a 30 euro il chilo. 30 euro al chilo, insomma, è una spesa per una famiglia. Beh, una bella spesa. Secondo c'è il serra che lo vendono a 8 euro. A 10 euro al chilo, cioè, capito? Le ombrine stanno a 11-12 euro al chilo. Ma perché ci dobbiamo fissare ancora nel 3000 a magnazza, a spigola, l'orata e il rombo? Non ci stanno, ce ne sono pochi. Capito? Ce ne sono pochi. Quelli che ci quindi... sono d'allevamento. Perché la maggior parte... questo è, c'è un motivo, perché la richiesta è talmente alta per queste tipologie di pesce che ovviamente gli allevamenti è l'unico modo per l'alternativa per ma se la gente si imparasse a mangiare un'altra tipologia di pesce non c'è manco bisogno di ricorrere all'allevamento, perché comunque ce n'è tanto. Ma io direi pesce che azzurro c'è. Su questo i cuochi hanno un ruolo importante, perché dov'è che conosco nuovi tipi di pesce che posso poi chiedere al pescivendolo? Al ristorante. Certo. Quindi su questo... Ma io vedo anche pescherie qua che si battono proprio, no? Che dicono comprate il pesce locale, te lo consigliano, te lo puliscono, te lo sfilettano, eccetera, eccetera. E c'è, parlando con loro mi dicono, ma c'è gente che viene da Roma... a Piumicino a comprare pesce, magari se piana la spigola d'allevamento, ma è la stessa spigola d'allevamento che c'ha Artodis sotto casa, capito? Bravo, esatto. Uguale. Però loro sono costretti magari ad avercela sul banco, perché comunque poi al cliente gliela devi dare, se tagliete fondamentalmente gliela devi dare. Certo. Ok? Però il punto è un altro, che se noi ci abituassimo a mangiare il pesce giusto, non solo il pesce locale, il pesce giusto, a parte c'è un costo molto inferiore, e comunque il pesce d'allevamento rispetto al pesce di mare c'è proprio un altro tenore di grasso, un altro contenuto di proteine, è un'altra cosa. Ma anche è chiaro, pure al dente si sente che è diverso, insomma, un po' più coriaceo, più strutturato. Io sono sfondi una porta aperta con me, nel senso che io prediligo anche, come dici tu, no? Seguire un po' la stagionalità dei prodotti e non lavorare sempre con i prodotti che trovo tutti i santi giorni. Cioè, se questo è il periodo della leccia, comunque del pesce azzurro, dello sgombro, del maccarello, del palamite, sono i pesci eccezionali o l'ombrina a basso costo rispetto magari alla spigola, sì, sì, al dente, cioè altro, quindi, e sono anche, diciamo, gustosi, molto indicati anche per alcune proprietà organolettiche, anzi nutrizionali, che c'hanno. Poi Antonio ci può anche dire le peculiarità dei pesci azzurri, o comunque, ecco, oltre al prezzo e quant'altro. E... domanda? Io vorrei, sì, c'è Federico Busetta che chiedeva a Marco Claroni, come gestisci il crudo nelle consegne? Entriamo. Vabbè, per quanto riguarda la preparazione è il solito, arriva il pesce vivo, sfilettato, abbattuto, l'importante è rispettare veramente tanta la catena del freddo, perché comunque con consegne che facciamo su Roma, tu ci devi mettere che un'ora, facile che ce la metti a fare la consegna, quindi noi che cosa facciamo? Noi prepariamo le vaschette, alla vaschetta gli do subito una freddata prima di uscire in abbattitore, lo metto a meno 2 gradi. Quindi la vaschetta esce dall'abbattitore a meno 2 gradi, immediatamente in busta, la busta la metto dentro ai cassoni di polistirolo, quelli neri per il trasporto, eccolo qua, le ho qua sotto, questo qua, il polybox, ghiaccio, si chiude il polybox e si riapre solamente al momento della consegna. Quindi in ogni polybox c'è una consegna diversa, Marco? Come? In ogni polybox c'è una consegna, c'è un ordine diverso, oppure in un polybox possiamo metterci anche più di una consegna? Ma è difficile, perché comunque poi chi ordina prende più cose. Noi solitamente facciamo ogni macchina con 4 polybox. Ok, 2 dietro, uno sul sedile davanti, uno sul sedile dietro, e ogni persona comunque 4 consegne può fare, non di più. Certo. Perché poi è anche una questione di tempo. Perché no? Se comunque la temperatura si alza tanto, è un rischio. Poi,
è rischio. E poi la cosa che chiediamo, appena arriva il pesce, comunque se non viene consumato immediatamente, devi metterlo subito in frigorifero. Immediatamente, questa è proprio una cosa che chiediamo al cliente, perché è importante pure, perché noi rispettiamo il prodotto, però poi quando arriva a casa io non lo so magari quello che ci può fare, quindi l'unica cosa che chiedo è quello di prendere il pesce e metterlo dentro e tirarlo fuori un minuto prima di mangiarlo. Esatto. Comunque il pesce poi arriva tutto fondito, quindi non c'è problema di niente, no? Io metto tutti i condimenti a parte, quindi alla fine non c'è neanche il pericolo che il pesce che io condisco qua arrivi a casa che si è macerato troppo o che comunque si è cotto col limone. Arriva il pesce crudo, tagliato, e poi il cliente prende e se lo condisce e se lo mangia. Ok, quindi questa è una formula che, diciamo, con te sta funzionando, come sta funzionando la formula che forse probabilmente c'è bisogno anche di rivisitare il sushi, come dicevi tu, e fare il crudo, il nostro crudo condito proprio con olio e sale, semplicemente per apprezzare un prodotto che se no sarebbero dovuti andare a venirlo a mangiare da te, ma adesso ancora non è possibile per via ancora delle restrizioni. Certo, ma io diciamo che quello che sto vedendo, aspetta, che è una cosa figa, è che la gente comunque mangia proprio a casa, si fa proprio le degustazioni. Poi noi abbiamo messo un sacco di piatti e dei piattini, no, che proprio per fare la degustazione. Io vedo che la gente si vuole proprio divertire, non si prende solo il crudo, magari il crudo solo fa iniziare e poi dopo se ne prende altri 5, 6, 7 piatti. La gente si vuole divertire, ma poi fondamentalmente, no? Tu perché mangi, che ne so, il sushi? Io perché comunque è una cosa divertente, c'ho la possibilità di assaggiare 10, 12 cose diverse, capito? E questa, diciamo, è un po' anche la nostra proposta che abbiamo voluto fare, no? Quindi mettere tanti piatti, tante piccole porzioni, dove tu a casa magari ti arrivano 10, 12 cose diverse, tu ti sei assaggiato 10, 12 cose diverse, hai passato una serata, hai cucinato, perché poi alla fine tante cose sono anche da terminare a casa, come i primi piatti io porto il sugo pronto e la pasta a parte, perché ovviamente non è che ti posso garantire che da qua esce una pasta in un modo, poi arrivo a casa dopo un'ora. Che un'altra. Vabbè, insomma, tu già nel tuo locale all'orologio lì a Fiumicino adottavi questo tipo di, diciamo, anche di genere di servizio, fare delle degustazioni per far assaggiare più prodotti a, diciamo, a tutte le persone, tutti i tuoi clienti. Quindi hai voluto, diciamo, in qualche modo confezionare per questo prodotto, per portarlo poi a casa, quindi mantenere quella che è l'identità della tua idea, della tua filosofia, insomma, e del tuo locale, insomma. Hai Certo. fatto bene, perché sta comunque ripagando. Ovviamente i clienti vengono a mangiare all'orologio perché c'è determinate cose, quindi è giusto che tu ora, in questo momento, così com'è, le pensi e le distribuisci, cioè le pensi per essere trasportate poi a casa, e credo che sia una formula Sì. vincente, quindi sì. Ma secondo me, io vorrei dire due cose. Intanto, secondo me il segreto di Marco anche nel delivery sta nel fatto che aveva delle competenze e non ha fatto altro che applicarle. Perché se Esatto. non avesse avuto quelle competenze, si sarebbe dovuto organizzare, avrebbe dovuto cercare di capire come fare, eccetera, eccetera. Quindi veniamo un po' a quello che abbiamo detto sin dal primo giorno che abbiamo aperto questo canale, dove avere delle competenze, essere professionisti, significa avere degli strumenti che possono riadattarsi poi velocemente a tutto quello che dobbiamo affrontare. Quindi adesso abbiamo dovuto partire verso questo nuovo orizzonte che è il delivery, verso questa nuova frontiera del trasporto del cibo. Se io già so che quel cibo va trattato con determinate temperature, va trattato in un determinato modo e conosco anche i miei clienti, perché il segreto di Marco, secondo me, sta anche nel fatto che ha già fidelizzato i suoi clienti. Cioè, chi va da Marco, chi ordina oggi il delivery, lo ordina anche perché ha una piena fiducia sul pesce che gli arriva da Marco. Perché c'è da dire una cosa: io ordino il pesce crudo solo dove ho piena fiducia, cioè, non vado a Certo. mangiarmi il pesce crudo in un posto che non conosco, che magari
non lo so, insomma, ci deve essere una fiducia. Quindi secondo me il segreto di Marco sta anche nella sua, nel lavoro che ha fatto prima, nel crearsi una relazione di fiducia con il cliente. A proposito del pesce crudo, secondo me un altro vantaggio della riuscita del pesce crudo è che è un po' come una decina d'anni fa è partita a Londra, ma in generale in Inghilterra, i cosi dei giapponesi spuntavano fuori come funghi. Ma perché? Perché la gente aveva la percezione di mangiare sano, perché quando tu mangi il pesce crudo, la sensazione che ti rimane è di mangiare qualcosa che sia leggero, che non sia stracotto, cioè non c'hai tutta quella parte di maillard, di sostanze tossiche che spesso sono proprio legate alla stracottura del pesce. Il pesce alla piastra che lo tiri su e sa di amaro e non senti più il vero sapore del pesce. Quindi qual è il segreto, secondo me? Sono anche gli aspetti nutrizionali, cioè la percezione che le persone hanno di mangiare sano, e da Marco hanno poi anche la garanzia di questa relazione di fiducia che hanno sempre avuto con lui. Sì, sì, ma io guarda, se te dovessi dire, penso il 99% delle consegne che abbiamo fatto, tanto sono tutti clienti che ci conoscono, ok? E tanti addirittura ci hanno chiesto la cortesia, perché comunque quando tu, cioè per servire un prodotto crudo, ovviamente c'è sempre la parte iniziale, che è quella dell'abbattimento del prodotto. Certo. Ok? Perché è importante abbattere un abbattitore con uno strumento, con lo strumento giusto, quindi con un abbattitore che funzioni veramente, eccetera, eccetera. Perché se tu hai provato a congelare un filetto di pesce a casa e lo tiri fuori, vedi che quando lo tiri fuori ti si riempie d'acqua, il filetto diventa come una spugna, quindi ti si è bagnato, la struttura è cambiata, si è spaccato completamente. Quindi a me che cosa fanno? Mi chiedono proprio: Marco, ma se ti chiedo un po' dei filetti, tu me li abbatti, ok? Me li metti sotto vuoto e me li porti abbattuti, io quello me lo tengo? E poi se lo fanno proprio loro il crudo, perché comunque la gente l'ha pure capito qual è la differenza tra un abbattimento e un congelamento a casa. Certo. Ci provano a congelare pesce a casa, ma il risultato non è lo stesso, non è uguale, o no? Ci abbiamo messo 20 anni per farglielo capire. 20 anni che io, cioè dal 95 che lavoro con gli abbattitori. Cioè, non è qua, è un'altra cosa. Sì, sì, no, perché compri un prodotto pazzesco, magari l'hai pagato tanti soldi, tu sei lavorato bene, ti sei messo lì, te lo sei sfilettato, hai levato le spinette con le pizzette, cioè hai messo una cifra, lo metti in congelatore, comunque il prodotto si è rovinato. Certo. Ottimo. Sì, è rovinato, e quando si rovina il prodotto non cambia solo sapore e colore, e ovviamente poi lì c'è la formazione anche di aspetti microbiologici, quindi ci sono anche aspetti microbiologici, quindi con la formazione anche la proliferazione di microrganismi che possono essere patogeni, ma andiamo anche ad ossidare quei grassi buoni che poi ci daranno un sapore di rancido. Quindi sul discorso surgelare e congelare, la differenza, spieghiamola, perché poi magari qualcuno ancora non lo sa. Il problema è che quando noi congeliamo qualcosa, quindi lo portiamo a bassa temperatura e in maniera lenta, si formano dei cristalli di ghiaccio molto grandi, perché l'acqua ci mette più tempo a congelarsi, quindi si formano dei cristalli di ghiaccio che vanno a rompere le cellule e rilasciano l'acqua all'esterno, quindi andiamo a perdere proprio l'acqua intracellulare, ed è la stessa acqua che poi ci ritroviamo nel piatto quando scongeliamo un pezzo di carne, no? È quell'acqua che vediamo nel piatto. Quindi congelarlo invece, surgelarlo, o meglio abbatterlo in questo caso, vuol dire portarlo a una bassa temperatura così velocemente che i cristalli di ghiaccio si formano, e si formano molto piccoli, non vanno a rompere le pareti cellulari, quindi non perdiamo quella preziosissima acqua dove ci abbiamo il sapore, ci abbiamo il colore e ci abbiamo anche tutti i nutrienti. Esatto. Eh sì. E poi ovviamente non è solo un discorso di abbattere, ma poi è un discorso anche di metterci tutta la creatività di Marco con l'assemblare tutta una serie di... Ora noi scherzavamo sul filo d'olio e sul burro, però poi ovviamente perché il cliente sceglie di prendere il crudo da Marco? Perché comunque poi questo pesce è combinato con tutta una serie di idee e creazioni che fanno anche la differenza, perché altrimenti rimarrebbe pesce crudo, allora a quel punto sarebbero buoni a farlo pure tutti. Beh, ma
Marco? Certo, ma la cosa positiva è proprio quella che il pesce crudo alla fine tu lo puoi considerare come una tela bianca, cioè puoi veramente, gli abbinamenti, le combinazioni sono infinite, infinite. Adesso per esempio che cominciano tutta la parte dei vegetali primaverili sono perfetti, tu immaginate i piselli, le fave, gli asparagi che hanno comunque un qualcosa di minerale, gli agretti sono pazzeschi col pesce, gli agretti sono pazzeschi perché comunque hanno sempre quella parte un pochettino sapida ed è perfetto. Per quanto riguarda le frutte, quindi tutto ciò che è acido, tutto ciò che è dolce, si presta proprio alla perfezione. Cioè non c'è neanche bisogno magari di aggiungere il limone perché comunque l'acidità te la dà già un frutto. Certo. O comunque combinazioni di aceti, combinazioni di un miliardo, frutta secca, ma proprio guarda, ci si può divertire in mille modi. Va bene, noi ti lasciamo divertire allora, Claroni. Racconta l'ultima cosa, raccontaci... volevo soltanto, visto che spesso la pubblicizzi, no? Anche nei video e tutto quanto, so che stai lavorando molto sulle salature, sulle salagioni del pesce per creare dei prodotti. Una breve pillola, così poi ti lasciamo libero al tuo lavoro e magari ci risentiamo poi con calma in privato noi. Sì. Diciamo che ovviamente ho avuto degli ottimi maestri sulla salagione, a te l'ho chiamato 50 volte per chiedetelo, no? E nonostante questo all'inizio la roba l'abbiamo buttata, perché comunque è importante proprio lavorare al grammo, lavorare sul peso del prodotto che vuoi salare, il rapporto al sale e allo zucchero che andrai a metterci. La parte della stagionatura, fondamentale la parte della stagionatura, il pesce deve prendere aria da tutte le parti, quindi deve essere appeso. E quanto tempo lasci stagionare? Perché tra un giorno e un altro comunque il prodotto si secca che è una bellezza, quindi una volta che è pronto devi guardare o devi toccare o devi assaggiare o devi mettere subito il sottovuoto, perché sennò continua a seccarsi, a perdere liquidi, però ti dà una soddisfazione incredibile. Sono le bottarghe. Esatto, infatti qualcosa abbiamo anche assaggiato l'ultima volta, siamo venuti al ristorante che ci ha fatto assaggiare una piccola degustazione. Ecco, una cosa molto importante che credo che tu la condivida, l'hai appena detto, quanto è importante così nella pasticceria quanto nella cucina fare un bilanciamento, cioè pesare il prodotto da lavorare miscelandolo con altrettanti ingredienti sempre pesati. Questo si chiama bilanciamento e serve a dare equilibrio alla ricetta, equilibrio, conservazione, stagionatura, qualsiasi shelf life, chi più ne ha più ne metta, cioè il prodotto, cioè, quindi bisogna ragionare su questo, entrare in quest'ottica dove i cuochi ormai non possono più lavorare su quanto basta, ma devono lavorare assolutamente su una percezione diversa di quella che è la cucina e il bilanciamento del piatto per dare equilibrio e comunque avere un'ottima riuscita e evitare di sprecare, buttare, insomma, comunque eccedere negli errori, ecco. Claroni, vogliono subito il corso sulla norcineria di mare. Sì, d'accordissimo. Non sai che abbiamo perso Marco. Lo facciamo con Marco. Lo facciamo. Esatto. Dai, Marco. Lo dobbiamo organizzare. Tu sei d'accordo? Facciamo insieme? Te va? Assolutamente sì, noi l'avevamo il pane. L'avevamo anche progettato, solo che poi ci siamo fermati un pochino per una Tu sono anni che fai sia quello. Sì, Seria di carne e di pesce, insomma, tu sono anni che lo fai. Sì, però diciamo con te a quattro mani mi farebbe molto piacere, insomma, ne abbiamo parlato, insomma, quindi molto piacere non appena sarà possibile organizzare, insomma. Va bene, allora aspettiamo tutti a tavola con lo chef. La nostra scuola di cucina, dico la nostra, nel senso. Dove lavoriamo? Esatto. Sì.
Marco Caroni, grazie di cuore, grazie di cuore, salutaci tutta la tua famiglia. Sentite? Sì. E ci sentiamo presto, non so se ci senti ancora. Non sento più niente, sento malissimo. Buon lavoro Marco, grazie, buon lavoro, ci sentiamo presto. Bene, vabbè, quindi... Non sento, vai e viene. Ciao Marco, grazie, grazie di cuore. Grazie, ci sentiamo grazie dopo. A voi e ci vediamo presto. A presto, buon ciao lavoro. Marco, grazie, buon lavoro. Bene, 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 ci ha fatto molto piacere, è sempre un piacere condividere le dirette con le persone alle quali vuoi bene, insomma. Poi io Marco, tra le altre cose, lo conosco da quando aveva più o meno 18 anni, insomma, si parla dei suoi primi ingressi nella ristorazione, eravamo con Antonio Chiappini, stava al Salus, quindi lo conosco da molto piccolo, e devo dire che merita tutto il successo, perché alla fine ha saputo evolversi e ha saputo stare sul mercato della ristorazione, che comunque non è facile, sappiamo perfettamente che c'è molta, molta concorrenza, ci sono molti, molti colleghi in gamba che promuovono delle soluzioni alternative, buone, diciamo, magari con giusto compromesso prezzo e qualità. Quindi bravo a lui, che veramente sa continuare a stare. Sono d'accordo con te. Io penso che il segreto, il vero segreto di Marco sia anche la sua intelligenza relazionale nel relazionarsi, appunto, anche con i suoi clienti, con le persone che lavorano con lui. Sì, è una persona molto umile, tra le altre cose, quindi. Sì, è genuino così, è autentico, ecco, quello che secondo me oggi è l'ingrediente più importante, uno degli ingredienti più importanti per avere successo. Esatto. Grande Antonio... Marco Chef, grande Marco Chef De Vita, o De Vita Marco Chef. Noi abbiamo un appuntamento mercoledì pomeriggio insieme, quindi domani saremo insieme sia la mattina alle 11:30 e poi saremo insieme il pomeriggio alle 15:30 con Piero Palanti, parleremo di frittura perfetta. Seguirà giovedì, oltre alla frittura perfetta, la carbonara perfetta con il nostro grande amico Andrea Palmieri. Quindi frittura questa settimana ci abbiamo in programma, frittura perfetta, carbonara perfetta. Direi che sarà un grande sarà un weekend impegnativo per tutti coloro che poi dovranno replicare, si vorranno cimentare a replicare queste ricette. Esatto, esatto. E voilà, insomma, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, grazie di cuore a te, ringraziamo di nuovo offline anche lo chef Claroni e appuntamento. Ci vediamo domani, grazie a tutti. A domani con Marco, oggi pomeriggio 17:30 invece chef Angelo Troiani, parleremo di delivery anche con lui e vi aspetto a più tardi. Grazie a tutti.